Allora, faccio una cosa di questo tipo. Il tema è All Since You Are. L'ho arrangiato e lo dedico a un mio carissimo amico che è Raf Montrasio, una persona, un giovanotto di una certa età, ma lo faccio perché, non perché appartenga al mio range di esecuzioni normali, nel senso, a parte che è una cosa perché mi ricorda, diciamo così, di quando io ero veramente ragazzino, bambino. E lui, tra l'altro, oltre a essere il chitarrista di Renato Carosone, aver fatto delle cose anche molto, molto importanti, artisticamente parlando, rappresenta nella mia infanzia, nel mio passato, il ricordo di quando ero appunto ragazzino e passavo intere giornate nel suo negozio, Busto Arsizio, perché lui ovviamente è proprietario di un negozio Raff Strumenti Musicali a Busto Arsizio, dove passavo appunto giornate intere ad ascoltarlo suonare, a chiedergli consigli, per cui ricordo che con dolcezza e tenerezza mi rispondeva sempre alle mie domande persecutorie e continue molestatrici che gli ponevo per avere appunto delle delucidazioni su determinati argomenti. Per quanto comunque questa cosa non appartenga al mio mondo, io ho veramente, con tutto l'amore che posso, dedico questa cosa che secondo me poi anche didatticamente è intrigante e interessante per la mappatura delle forme accordali con i rivolti che abbiamo visto nell'arrangiamento sul tema di un brano celebre quale di questo tipo, All the Things You Are. Vediamo nell'esecuzione. Bene. All the Things You Are, ovviamente il tema lo conosce, altrimenti non saremmo nemmeno qui a parlarne. Il concetto anche del brano a livello proprio di come è scritto, sai benissimo che funziona su un semplice sistema di turnaround di 6-2-5-1, 4-2-5-6-2-5-1, 4, dove cambiamo diversi contesti tonali. Quello che a noi interessa è vedere se io ho un La bemolle, Sol naturale, Do naturale, Sol, Fa. Si naturale perché c'è un bequadro laddove ad esempio ho un G dominant e un Mi naturale perché c'è un bequadro laddove io appunto ho questo 5-1 che fa parte di Do maggiore, dove c'è un bequadro ovviamente. Come faccio? Questo è come io percepisco e vedo le cose. Come faccio a far sì che queste cose rimangano al canto e possano cantare appunto e tutto possa essere orchestrato dignitosamente? Grazie a come posso gestire i rivolti. Allora, ad esempio, se io ho un La bemolle, lo ospito con questa forma root di F. Il Re bemolle con questa è ovviamente root di Si bemolle. Se devo andare al La bemolle con un Si bemolle minor 7, lo ospito con questo rivolto. Per cui già le prime due misure ecco il G, che viene ovviamente. Però vedi che ospitato in questo modo. In questo caso, ovviamente, faccio cantare. In questo caso mi rimane un G perché questo La bemolle maggiore 7, in realtà come root form ce l'avrei qui, ma canterebbe il Do. Però qui ovviamente leggo Sol, Do, Sol, ergo Sol, Do, Sol. Per cui vengo dal Mi bemolle dominant, Sol, Do, Sol. Re bemolle maggiore 7 F al canto. Se voglio mantenere l'F uso questo rivolto di root form di Sol perché è la settima minore che ottengo ribaltando al basso quello che canta nella root form, ovvero la terza maggiore della root form del G, e poi chiudo con la terza naturale del ovviamente root. Ecco, adesso l'ho preso l'armonico. Ecco, molto bene. Adesso riparto Mi bemolle, quindi Do minore, Mi bemolle, La bemolle minore 7, La bemolle lo posso ottenere col Fa minore 7 da qui come da qui, per cui non serve che io ritorni nella posizione all'ottavo tasto, Mi bemolle grazie al rivolto dell'F minor 7, Re minore grazie al Si bemolle dominant che posso ottenere con questo rivolto come nella root form. Sì, per cui Re minore al canto grazie al first inversion, pardon, grazie al
all'inversione dallo stato fondamentale dove ho la terzo grado che ribalto di G al basso, lo vedi? Do la terza maggiore al canto, ovviamente. Vedi questo dominant? Qui G, Re, in questo caso ovviamente sempre secondo rivolto perché ho la quinta al basso di Sol, bellissimo con la quinta al canto. Ovviamente La, Re, Do. Ovviamente Mi bemolle, Mi, settima minore sempre di Re e in G major 7. Ripeto. Ovviamente da qui chiudo minore 7 di F short. Ovviamente qui cambia la situazione, eh? Eccedente, lo leggo, C più 7, ovviamente lo sai cosa significa. Ripeto la questione. Qui addiziono io.